Un violino lega Cremona ad Alghero, testimonianza di come la musica sia sempre ponte culturale e fonte inesauribile di storie, come quella di Giuseppe Manno, giurista e letterato nato in Sardegna nel 1786 e noto per le cariche politiche ricoperte, fra cui segretario privato di Carlo Felice, viceré di Sardegna, presidente del Senato, ministro di Stato. L'uomo era in realtà anche un abile musicista, incominciò a suonare il violino a Cagliari mentre frequentava il Collegio dei Nobili e non smise mai, forse anche per la capacità dell'arte delle note di svagarlo dalle questioni lavorative. Ebbene, se l'originale non è pervenuto ai giorni nostri, un altro strumento è però pronto ad essere esposto al pubblico. È il violino ottocentesco che sarà donato dal Comitato Promotore Club per l'UNESCO di Cremona al Museo Casamanno di Alghero. L'evento, che si terrà la prossima settimana, sancirà la chiusura delle celebrazioni per il 150° anniversario dalla scomparsa di Manno, avviate nel maggio 2018. Ricordare un aspetto di quest'uomo politico, magistrato, letterato e anche musicista attraverso appunto l'esposizione di questo strumento ad imperitura memoria all'interno del Museo Casamanno di Alghero. Cremona ha voluto appunto offrire questo strumento in dono per ricordare insomma l'importanza che la città ha nel comparto della liuteria e quindi voleva essere presente con questo dono simbolico insomma all'interno di queste celebrazioni. Il violino, risalente al XIX secolo, presenta una decorazione sul fondo realizzata nella città del Torrazzo appositamente per la donazione. Rappresenta lo stemma araldico del barone Giuseppe Manno, insignito di questo titolo cavalleresco nel 1833. Lo stemma originale, conservato al Museo Casamanno di Alghero e ispirato alla decorazione realizzata dalla professoressa Elena Rosa Negrotti di Cremona, mentre il maestro Massimo Negroni, docente presso la Scuola Internazionale di Liuteria, si è occupato delle finiture di vernice e della messa a punto dello strumento.